Questo è il logo del Bitcoin che tutti noi conosciamo. Ma è sempre stato così? Andiamo a scoprirlo insieme. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto, qui è Muro per voi. Oggi voglio parlarvi di una storia particolare e mi riferisco alla storia dell'evoluzione del logo del nostro amato Bitcoin, che in questi giorni sta raggiungendo i suoi massimi storici in un momento di entusiasmo pazzesco e di euforia di tutto l'intero universo cripto. Ma iniziamo subito e partiamo dalla prima versione uscita in data 3 gennaio 2009 che vi faccio vedere qui subito. Eccolo qua, scusate la qualità, è veramente pessima, ma non ho trovato di meglio proprio con il simbolo e la scritta accanto. Vedete qua la B e la C all'interno di una moneta dorata con la scritta Bitcoin accanto. Questo è il primo logo mai comparso del Bitcoin. Ecco qua una moneta dorata con dentro la scritta BC. Infatti all'inizio il ticker del Bitcoin non era BTC che tutti noi conosciamo ora, ma era solamente B e C. Si parte quindi da qui, dopodiché il 5 febbraio sempre del 2009 inizia la prima evoluzione del ticker ed è l'utente New Liberty Standard del forum Bitcoin Talk che propone il nuovo ticker BTC e da quel momento tutti quanti iniziano a utilizzare la sigla BTC e non più BC. Dopodiché il 24 febbraio del 2010 è lo stesso Satoshi Nakamoto, il creatore del Bitcoin, che posta su Bitcoin Talk la nuova versione del logo. Può darsi che l'abbiate già vista perché su internet ha circolato tanto e circola ancora molto ed è la prima versione dove compaiono le stanghette in stile dollaro. Ed eccola qua, la seconda versione del logo Bitcoin. E ora andiamo a parlare invece della versione finale del logo, quella che tutti voi conoscete. Sempre su Bitcoin Talk, lo vedete qua, vi metterò in descrizione questo post storico. Il 1 novembre del 2010 l'utente BitBoy scrive questo post e da quel momento in poi sparisce tra l'altro questo utente, quindi questa è la sua ultima conversazione che fa e andiamola a leggerla insieme. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e voglio condividere con voi alcune delle grafiche che ho appena fatto, sentitevi liberi di scaricarle. Tutti i file sono in formato PNG e quasi tutti sono con lo sfondo trasparente. Spero che lo troverete utile. Da questo momento il logo di BitBoy verrà adottato da tutta la comunità ed eccolo qua il nostro amato simbolo del Bitcoin che ci ha regalato BitBoy. Tra l'altro poco dopo, sempre sul forum di Bitcoin Talk, un certo Phil Wilson, che è una delle persone che ha lavorato sulle prime versioni del logo del Bitcoin, ci dice che Satoshi Nakamoto stesso avesse dato delle indicazioni su come doveva essere il simbolo del Bitcoin e che quello di BitBoy, cioè questo, fosse quello che aveva soddisfatto maggiormente le sue richieste. Da quel momento in poi, in molti nella comunità Bitcoin hanno iniziato a dire che questo Phil Wilson fosse Satoshi Nakamoto e lo stesso Wilson negherà più volte totalmente di essere lui Satoshi o di essere nel team dei creatori del Bitcoin, ma che avesse solamente lavorato alle prime versioni del logo. A insospettire però tutti era il fatto che Wilson non ha mai fatto vedere queste conversazioni tra lui e Satoshi ed è per questo che nella comunità si sono alimentate queste voci. Lui stesso, Phil Wilson, ci dirà che si è impegnato a cancellare qualsiasi prova di queste conversazioni sulla creazione del simbolo proprio per proteggere e mantenere anonima l'identità del buon Satoshi. Quindi questa cosa ha alimentato ancora di più queste voci. Ci dice tra l'altro che è una richiesta che Satoshi ha fatto a tutti i collaboratori che hanno aiutato a creare la versione finale che adesso tutti noi conosciamo, e cioè questa di BitBoy. Ora per chiudere volevo dirvi solo una curiosità, e cioè che cosa significa la B all'interno del cerchio arancione? Voi penserete che sia quella di Bitcoin, ma in realtà la B sarebbe per blocco e di conseguenza per la blockchain, o perlomeno così si narra. Poi fino a quando non spunterà Satoshi nulla verrà mai confermato o smentito e devo dire che a me piace questo alone di mistero attorno al simbolo e che così ognuno può decidere quale sia il significato. Bene ragazzi, con questo è tutto per il video di oggi. Se vi piacciono questi argomenti fatemelo sapere nei commenti qua sotto, fatemi pure domande se avete dubbi, vi risponderò senz'altro. Mi raccomando, come sempre, distruggete il bottone del like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Un abbraccio a tutti e alla prossima su Hard Rock Crypto.